Sì, proprio nella giornata di oggi, in cui il giro dalla tappa di Martinsicuro lascia l'Abruzzo, sono stati 4 giorni di festa, bellissimi, e oggi annunciamo il ritiro del Napoli Calcio da fine luglio fino al 10 agosto, 15 giorni intensi, prevediamo anche quest'anno decine di migliaia di presenze. Noi puntiamo sul grande sport, sui grandi eventi sportivi, come traino di popolarità, di conoscenza del territorio, di volano turistico. Non sono solo questi gli appuntamenti: a luglio avremo il Giro Women, a giugno l'Eroica del Gran Sasso, poi i mondiali di sport rotellistici. E mi fa piacere vedere che sindaci, esponenti di quel partito che ha fatto la campagna elettorale dicendo che avremmo dovuto cacciare il Giro d'Italia, non pagare il Napoli Calcio e così via, adesso sgomitano per avere il prossimo anno le tappe di partenza o di arrivo del Giro. Il nostro contratto prevedeva un 6 più 6, un'opzione che la Napoli Calcio poteva esercitare e che il Napoli Calcio ha esercitato con largo anticipo. Questo significa che l'Abruzzo si è dimostrato all'altezza delle aspettative. È una regione ospitale, accogliente, capace dal punto di vista organizzativo. L'abbiamo dimostrato anche nel rapporto con il gruppo RCS, vedi la vicenda Giro d'Abruzzo, che ha sostituito in pochi giorni il Giro di Sicilia, che ha rinunciato, che è saltato per ragioni organizzative, e noi in soli pochi giorni siamo riusciti a mettere in piedi un'organizzazione in grado di attrarre anche quest'altro evento.